Adesso vi faccio vedere come si spara. Torno dal maggiore. Hai un solo modo per tentare di fermarmi. Sparandomi un colpo alle spalle. Così porterai un cadavere ad Acquasarca da mio padre. No! Addio, Stark. Se vuoi un consiglio, non farti mai più vedere dal maggiore d'ora in avanti. Lui non è tanto generoso da lasciare vivi dei feriti dove è passato come faccio io. Hai ragione. Non lo farebbe, e neanch'io. Noi non lasceremmo morire un uomo dissanguato come fai tu. Forza, ragazzo. Un altro colpo. Su, sparami il colpo di grazia. Il colpo di grazia si dà anche alle bestie, no? Avanti! Va bene, Stark. Siccome tu mi hai salvato la vita quella volta al Saloon, io ti porterò da un maledetto dottore Glenn. Fermo! Getta la pistola! Ecco! Getta anche la Derringer! Con me non lo puoi usare quel trucco! A Glenn ti aspetta una bella corda. Avanti, scendi. Ma no, sceriffo. Niente corda e niente processo. Ammazziamolo subito, questo verme. Come volete, signor York. È vostro. No, è mio. Tu non rinunci mai, non è vero, Stark? Già, e dovresti essermi grato, no? La ferita non era poi tanto grave se ti muovi senza difficoltà. Ma ti ho fatto pensare che fosse grave a tal punto da portarmi dal medico. Andiamo, tuo padre e i miei $5,000 ci aspettano. Prendi. Va bene, Stark. Starò al gioco. Sì, sì, ma io sono diffidente per natura. La Derringer, ragazzo. D'accordo. Gonzales! Oh!
Fermate l'americano! Basta! Dentro, sai!